Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica, ma non troppo. Quello che avete appena ascoltato è il tema del secondo movimento del quartetto Rosamunde di Franz Schubert. La scorsa settimana ci siamo occupati del primo movimento, oggi invece parliamo di questo bellissimo andante, il cui tema dà proprio il nome al quartetto Rosamunde perché, come vi avevo già detto nella puntata di presentazione, questo tema è tratto dalle musiche di scena che Schubert aveva composto per il dramma appunto Rosamunde che dà il nome al quartetto. La struttura è quella tipica del lead, quindi A-B-A, con però un'aggiunta, cioè una ripetizione anche della parte B e poi una conclusione. La tonalità siamo in Do maggiore, quindi si riacquista un carattere sereno dopo il clima invece tormentato che vi era stato nel primo movimento. Questo secondo movimento quindi è molto più rilassato, vi è questo tema molto sereno, si innesta poi direttamente anche il tema B, esposto prima dal violino e poi però ripreso da tutti gli altri strumenti. Questo non deve stupire perché man mano avanti, che si va avanti con la storia, diciamo, i quattro componenti del quartetto acquisiscono sempre maggiore dignità artistica e quindi si fondono, diciamo, maggiormente, non c'è più la predominanza del primo violino e diciamo, al termine dell'episodio B c'è un richiamo del tema della A che poi preclude alla ripresa appunto della parte A. Tutto qua, una cosa anche molto interessante del finale è il fatto che vi è un climax ascendente che porterà a un fortissimo e che porterà l'autore a fare delle sperimentazioni in tonalità lontane. Perché è importante? Perché l'utilizzo delle tonalità lontane, che sono quelle non vicine, cioè la relativa minore e le tonalità del quarto e del quinto grado con le relative tonalità minori, queste sono le tonalità vicine, tutte le altre sono considerate tonalità lontane e in questo E in questo caso, appunto, la tonalità lontana dà senso di instabilità e quindi queste continue modulazioni danno per un momento un senso di instabilità che però viene prontamente interrotto dalla ripresa del tema e poi dalla conclusione. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana dove invece ci occuperemo del terzo e del quarto movimento di questo bellissimo quartetto. Grazie e buona serata.